scorso 1 giugno del 2018 l'Italia del neo allenatore Roberto Mancini perse quell'amichevole 3-1 contro gli uomini di Didier Deschamps, contro l'11 transalpino, contro la Francia che poi da lì a un mese e 15 giorni si laureò campione del mondo in finale contro la Croazia 4-2 nella finale di Mosca. Era lo scorso 15 luglio 2018, dopo oltre 3 anni, dopo ragazzi 37 partite senza perdere, 37 risultati utili consecutivi, l'Italia della CT, l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini perde 2-1 la semifinale di Nations League a San Siro. Una sconfitta che fa male a 3 mesi esatti dalla semifinale che poi ha regalato ai colori azzurri, all'11 azzurro, la finale di Wembley, vinta poi ai penalty, ai calci di rigore contro l'Inghilterra di Southgate. Ragazzi, l'Italia perde 2-1 la prima semifinale di Nations League. Domani lo spettacolo all'Allianz Stadium tra Belgio e Francia. È una sconfitta che fa male perché dopo 37 risultati utili consecutivi, dopo aver battuto in un colpo solo sia lo spettacolare risultato della Spagna, che tra il 2007 e il 2009 riuscì a collezionare 36 risultati, anzi 35 risultati utili consecutivi, dopo aver anche battuto il record del Brasile sempre di 35 risultati utili consecutivi, ecco che l'Italia, ragazzi, si ferma sul più bello. Quando, ragazzi, sembrava essere fatta, perché questa sera è stata una partita da molti, da moltissimi volti. La prima parte dominata dagli azzurri, che in contropiede con qualche folata di un incredibile, di un clamoroso Federico Chiesa, ha sicuramente fatto paura all'11 allenato da Luis Enrique. Una piccola rivincita rispetto alla semifinale di Euro 2020 dello scorso 6 luglio, al vantaggio, al grandissimo gol di Federico Chiesa, aveva risposto nell'ultimo quarto d'ora il gol del pareggio del bianconero di Alvaro Morata. Poi i tempi supplementari, le emozioni dei 30 minuti dei tempi supplementari, e poi anche in quell'occasione l'Italia riuscì ad avere la meglio grazie ai penalty, grazie ai calci di rigore. Questa sera invece è la doppietta di Ferran Torres, sono anche le decisioni dell'arbitro Karasev, l'espulsione di Leonardo Bonucci avvenuta al minuto numero 36, espulsione che ha sicuramente cambiato la partita della scala del calcio, la partita giocata questa sera a San Siro. E poi, ragazzi, c'è anche da considerare l'errore clamoroso, l'errore da matita rossa, l'errore clamoroso, ragazzi, di Lorenzo Insigne, che con la porta spalancata doveva solamente calciare dritto quel pallone messo da Emerson con il contagiri. Era un pallone perfetto messo dal laterale del Lione, e Lorenzo Insigne che ha fallito un gol già fatto. Ma gli errori ci stanno. Una sconfitta ci può stare tranquillamente questa sera, questa sconfitta fa male, ma l'Italia deve ripartire. L'Italia è la squadra campione d'Europa, questo non bisogna assolutamente dimenticarselo. Ragazzi, questa sconfitta fa male, questa sera sono incazzato sicuramente, perché quella sconfitta mi rode, perdere così ancora di più, perché, ripeto, le decisioni dell'arbitro Karasev hanno condizionato la serata della scala del calcio. Però c'è mancata quella voglia che tra giugno e luglio ha contraddistinto, ha caratterizzato partita dopo partita, dall'esordio del 9 giugno in casa allo Stadio Olimpico contro la Turchia, fino allo scorso 11 luglio alla finale di Wembley contro l'Inghilterra di Southgate. Dal primo gol realizzato da Lorenzo Insigne al calcio di rigore parato da Gigio Donnarumma, fischiato a morte questa sera
dal pubblico di San Siro, dai suoi ex tifosi rossoneri. Il gol del vantaggio della Spagna arriva al minuto numero 18, su un bel pallone lavorato da Oyarzabal arriva il tocco di Stinco, vincente di Ferran Torres, che batte Gigio Donnarumma per il gol del vantaggio spagnolo al minuto numero 19. Pesa il cartellino giallo che è stato estratto nei confronti di Leonardo Bonucci qualche minuto prima. L'Italia ci prova con Chiesa, ci prova con Bastoni, che parte dal primo minuto al posto di Giorgio Chiellini, che poi entrerà nel secondo tempo per sostituire, per riadattarsi dopo l'espulsione che ha caratterizzato al minuto numero 36 il difensore bianconero. L'Italia subisce anche il gol del raddoppio dopo l'espulsione di Leonardo Bonucci, dopo l'errore clamoroso di Lorenzo Insigne, subisce anche il gol del raddoppio. Altro pallone lavorato benissimo da Oyarzabal, che scambia con Sarabia, cross perfetto del giocatore della Real Sociedad per il colpo di testa a battere, a spiazzare completamente Gigio Donnarumma per il gol del 2-0. L'Italia comunque si risveglia nel corso del secondo tempo, rischia anche di subire il tris con Oyarzabal con il colpo di testa del giocatore della Real Sociedad, ma nella finale al minuto numero 83 con uno strepitoso Federico Chiesa che strappa un pallone a metà campo, si invola verso la porta difesa da Unai Simon, serve Lorenzo Pellegrini appena entrato, che deposita in rete il gol del 2-1 che riapre le speranze azzurre, ma il possesso palla e poi un'Italia davvero troppo spenta, un'Italia finita alle corde. Alla fine si arrendono alla Spagna di Luis Enrique, che quindi vola in finale di National League aspettando la propria avversaria che verrà decretata domani sera con la seconda semifinale che si disputerà all'Allianz Stadium di Torino tra Belgio e Francia. Da una parte la formazione di Martinez e ovviamente di Romelu Lukaku, di Big Rom, che torna a Torino dopo una settimana dalla capo subito con la maglia della Chelsea contro la Juventus, e dall'altra parte la Francia, campione del mondo in carica, uscita malamente agli ottavi di finale dell'ultimo europeo e che cerca un pronto riscatto contro una nazionale davvero molto molto forte. Vedremo quale sarà il verdetto dell'Allianz Stadium. Intanto la Spagna di Luis Enrique batte l'Italia, campione d'Europa di Roberto Mancini. Finisce dopo 37 risultati utili consecutivi questo incredibile record azzurro. Ma comunque, ragazzi, ricordiamocelo, i campioni dell'Europa siamo noi. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.